sul discorso dell'ingegnere dei requisiti. La settimana scorsa abbiamo dato un'occhiata ai requisiti funzionali, che poi riprenderemo molto meglio domani sotto forma di casi d'uso, che è una parte della descrizione dei requisiti funzionali, che servono per rappresentare una parte dei requisiti funzionali, e dei requisiti non funzionali. In realtà non ci sono solo, ci eravamo fermati, diciamo così, su questa pagina. In realtà non ci sono solamente quelle due macro categorie di requisiti, ma se andiamo a pensare al sistema informativo nel suo complesso, i vincoli esterni arrivano da tutti i lati. Ad esempio, per quanto riguarda i requisiti di sviluppo, legati quindi all'attività di sviluppo del progetto, ci sono dei vincoli di tipo tecnico, dei vincoli di tipo, cioè, legati alla visibilità o al contrario, alla segretezza che potrebbe avere questo tipo di attività. Possono esserci dei diversi obiettivi in termini temporali, cioè è meglio avere qualcosa subito oppure tutto dopo. Requisiti di questo genere che in qualche modo influenzano non solamente, diciamo così, l'organizzazione del lavoro, ma anche poi il tipo di lavoro che deve essere fatto, a seconda del contesto in cui ti devi mettere, che cosa, qui diciamo, quindi andando un pochino in ordine sparso sulle cose che sono elencate in questa slide, che cosa puoi o vuoi costruire in casa, invece quali componenti magari trovi già fatti, ti conviene comprarli. Non voglio approfondire troppo questi aspetti perché sono importanti, ma ci porterebbero un pochino lontano da quello che è il nostro focus, no? Ma ci stiamo già avvicinando un pochino alla progettazione qua. Andiamo a vedere il sistema, quali sono i vincoli aggiuntivi che incontreremo quando ci appresteremo veramente a costruire il sistema. Quindi è un po' più lontano dai ragionamenti che abbiamo fatto a livello dell'analisi, ci stiamo avvicinando un pochino di più a livello della progettazione. Ma anche di queste cose è necessario tener conto. Ed è necessario soprattutto tenere traccia. Tutto questo ragionamento lo stiamo facendo in qualche modo per convincerci, o magari per convincere, così, i team di lavoro in cui saremo inseriti, che queste informazioni vanno in qualche modo formalizzate, scritte da qualche parte, condivise, perché altrimenti stiamo solamente nascondendo problemi che salteranno fuori dopo. Così come i requisiti più subdoli, che sono quelli di dominio, che descrivono dei vincoli aggiuntivi sull'applicazione, diciamo così in generale sul software, che derivano dal fatto che questo verrà applicato in un certo contesto normativo, in un certo contesto applicativo, in un certo contesto geografico, quello che volete, no? Per cui un sistema, per il fatto stesso, ad esempio, che gestisca dei dati personali degli utenti, ricade in automatico sotto una serie di norme che nel caso italiano, nel caso europeo, sono di un certo tipo. Se invece l'azienda fosse statunitense, le norme sulla privacy statunitensi sono completamente diverse dalle nostre. Questo è quasi un sottinteso. È ovvio che, o è normato dalla legge, che un sistema di questo genere, in un certo contesto, in un certo dominio, deve offrire certe caratteristiche in più, ad esempio di sicurezza, di protezione, eccetera, ma bisogna esplicitarlo, no? Quindi il dominio applicativo, il contesto in cui lo vado a inserire, che so, sto facendo un applicativo, quando faccio questi esempi vengono sempre in mente quelli finanziari, no? I bilanci, perché poi a seconda del settore in cui vai ci sono delle regole, se nel pubblico o nel privato, un bilancio è una cosa completamente diversa, non ha nulla a che spartire. Quindi non puoi pensare di applicare quello che avevi fatto in un contesto, in un dominio, come viene chiamato, e applicarlo in uno diverso. Perché lì si applicano delle regole totalmente diverse. E queste regole non fanno parte, se vogliamo, della specifica funzionale del sistema. Le devi già sapere, o in qualche modo le devi portare dentro. Non sono regole che hai inventato tu, che sono il risultato di una fase di analisi di quell'applicazione, di quel sistema informativo in quell'azienda. No, per il fatto che quell'azienda, quell'ente, quell'organizzazione lavora in un certo contesto, si applicano automaticamente questi requisiti in più, che possono essere appunto funzionali, cioè il bilancio si fa in un certo modo, quindi l'informazione deve essere così. Non funzionale, ad esempio, hai bisogno di un livello di protezione, di segretezza in più, che invece in altri casi non potresti avere.
Quindi sono requisiti in più che vi vengono buttati dentro, iniettati dentro, spesso in modo implicito, dal contesto dominio applicativo, no, in cui il sistema dovrà andare ad operare. Questo fa parte ovviamente di informazione che in fase di analisi dobbiamo riuscire ad esplicitare. Quali sono le normative che si applicano? Che cosa implicano queste normative sul nostro sistema? Perché il risultato finale potrebbe essere, il rischio è che abbiamo un sistema che sia bellissimo, perfettissimo, per esagerare con i superlativi, ma poi non è utilizzabile, perché non tiene conto di qualche criterio di base che nessuno si è ricordato di dirci, perché era talmente scontato che fosse così, no? Che nessuno si è curato di metterlo nero su bianco e di esplicitarlo. Il fatto che ne so, quando dai l'esame può essere promosso o bocciato, una cosa magari talmente scontata che non ci viene in mente di dirlo. No? È ovvio che sia così, fa parte del concetto di università, almeno come ne intendiamo noi. Però ovviamente il sistema informativo ne deve tener conto, deve trattare questa cosa. Adesso, come dicevo, qua voglio un pochino sorvolare su questi requisiti di dominio, per arrivare poi al succo invece che ci interessa, su cui ci interessa diciamo, spendere più tempo oggi e domani. Quindi, solo per commentare ancora sui requisiti di dominio, i problemi sono, il problema principale è quello che ho indicato qua per secondo, secondo me, cioè il fatto che sono impliciti, il fatto che bisogna riuscire a farli emergere, ma non emergono mai come requisiti espliciti, ma come in qualche modo estratti da un contesto che, quando va bene, è un contesto normativo, per cui in qualche modo puoi riuscire a risalire quali sono le norme. E altrimenti è un contesto di prassi, no? Industriale, cioè quel tipo di sistema funziona così in questo tipo di azienda, in questo tipo di filiera. No? L'altro problema, se vogliamo minore, perché vuol dire che comunque si è già riconosciuto di che cosa dobbiamo parlare, è quello del linguaggio. Perché per la natura i requisiti di dominio parlano la lingua del dominio, che insomma magari sono norme di legge. Tradurre queste norme di legge in requisiti specifici per il mio sistema non è banale, perché non abbiamo scritte noi col nostro glossario che ci siamo curati all'inizio quando abbiamo fatto l'analisi del modello concettuale, capito con... Diciamo, col committente che cosa voleva fare, allora abbiamo definito un significato ai nostri termini, che abbiamo usato nel resto del nostro documento di analisi. No, sono scritte da qualcun altro e usano un linguaggio che è completamente alieno a quello che ci siamo creati. E quindi in qualche modo bisogna riuscire a fare il ponte concettuale tra il linguaggio, il significato dei termini, le implicazioni, la semantica anche di questi termini, che viene usata, diciamo così, da chi ci descrive questi requisiti aggiuntivi, e invece chi va a fare poi lo sviluppo, no? Che magari è un esperto in tecnologie, ma non ha per nulla la capacità di andarsi a leggere e decodificare una norma di legge. Assolutamente, io sarei il primo, no? E quindi, diciamo così, complicano la vita in questo caso. Noi dobbiamo riuscire in qualche modo, nella fase di analisi, a far emergere quali sono i requisiti di dominio e incorporarli nel resto dei requisiti, in modo che siano scritti e gestiti in modo uniforme, tenendo ovviamente traccia da dove provengono, del perché abbiamo messo quel requisito in più, non perché è un'idea balzana nostra, ma perché la tal circolare del ministero tal dei tali impone una certa cosa. E così, se il ministero poi cambia idea, sappiamo su quali requisiti effettivi del nostro sistema dover andare a mettere le mani, ad aggiornare, a modificare. Ecco, dal punto di vista della leggibilità, o degli utenti che dovranno leggere o recepire questi requisiti, ci deve essere anche una lettura adatta agli utenti. Adesso poi più avanti vedremo una proposta di come può essere strutturata, diciamo, la documentazione dei requisiti. Ma oltre ai requisiti più di tipo tecnico, dobbiamo ricordarci sempre che l'utente, committente, l'abbiamo chiamato a volte il cliente, deve capire che cosa stiamo specificando. E quindi i requisiti devono essere accessibili, leggibili, comprensibili dagli utenti, a costo di sacrificare un po' di precisione.
L'utente tipicamente, se scrivete in italiano, in inglese, in una lingua nota, è in grado di leggerlo. Poi ovviamente in funzione di che cosa scrivete è in grado di comprenderlo oppure no. Va scritto nella lingua in un modo, diciamo, con una scrittura, con un contenuto che sia comprensibile dall'utente. Tabelle, esempi, diagrammi, esempi di videate, sono tutti strumenti che aiutano a comunicare di che cosa parla il sistema, che cosa fa, soprattutto sulla parte funzionale. Sulla parte non funzionale sono quelli più vincoli numerici, diciamo così, sulle varie qualità che il sistema deve avere. Ma sulla parte funzionale mi devo aiutare per riuscire a rendere comprensibile anche all'utente finale ciò che c'è scritto invece anche in termini più tecnici altrove. Quindi va bene, ad esempio, un diagramma delle classi perché ci serve, non è ambiguo e ci serve per specificare esattamente cosa dovrà essere sviluppato nel sistema, ma magari di quello ne diamo anche una versione più semplificata, magari, fatemi banalizzare, più carino dal punto di vista grafico, colorato, con le iconcine, ma che aiuta, diciamo così, l'utente a capire di che cosa stiamo parlando. No? Quindi è di solito una parte aggiuntiva, un livello esterno, esteriore dei requisiti che non deve servire a nascondere quelli che sono tecnici veramente, diciamo così, presenti all'interno, ma a introdurli, no? A dargli un po' un contesto, una lettura più facilitata. È ovvio che tutte le volte che però ricorriamo al linguaggio naturale per farci capire da tutti, stiamo perdendo in chiarezza, rischiamo di introdurre confusione, ambiguità e è più difficile, proprio per avere una prosa anche più facile da leggere, essere schematici. Dire ok, punto 1, punto 2, punto 3 lo fai in un elenco, però se devi invece descrivere mezza paginetta che cosa fa il sistema, è inevitabile che le varie, pensiamo alle funzionalità, in qualche modo le vai a mescolare nelle frasi quando lo stai descrivendo, no? Quindi vanno bene come informazioni introduttive di contesto, non ci serviranno molto questo tipo di descrizioni per la tracciabilità successiva, proprio perché non sono sufficientemente precise e non sono sufficientemente separate l'una dall'altra per poter, diciamo così, seguire nella fase di sviluppo. Ecco, vediamo un esempio, solo per capire. Questo è un esempio di un requisito estratto da un software reale, che ci racconta all'interno di un editor grafico che c'è una certa funzionalità che è quella di editor a griglia, quindi posizionare gli elementi su una griglia, no? In modo da poterli allineare più facilmente. Questa è una descrizione sicuramente adatta, no? A livello utente, perché dice, ti spiega perché. Per aiutare al posizionamento degli elementi, l'utente può scegliere una griglia in centimetri o in pollici attraverso un'opportuna opzione. La griglia inizialmente è spenta, poi può essere accesa o spenta in qualunque momento e posso cambiare in qualunque momento l'unità di misura. E poi ci sono delle opzioni che permettono di definire quanto fitta deve essere la visualizzazione delle righe della griglia. Lo parafraso un pochino così. Quindi è facilmente comprensibile. Non è molto preciso. Non è molto preciso, ma poi soprattutto salta di palo in frasca. Cioè, facile da seguire dal punto di vista logico, però a un certo punto ti dice che cosa c'è nel pannello di controllo. Da un'altra parte ti dice, te lo dice due volte o tre, che puoi usare la griglia in centimetri o in pollici. Dall'altra parte ti parla di visualizzazione, e così via. No? Quindi mescola requisiti che si applicano in realtà a porzioni diverse del sistema. Ai menu, perché nel menu deve esserci quella voce, al pannello di controllo, perché nel pannello di controllo deve esserci quell'opzione, alla visualizzazione, che ci deve essere questa opzione di visualizzare oppure meno. Noi come l'avremmo fatto dal punto di vista più tecnico? Avremmo definito che c'è un concetto di griglia nel nostro glossario, nel modello concettuale. E poi questo concetto di griglia lo andiamo a riprendere sia quando specifichiamo le funzionalità del pannello di controllo che quello diciamo così, del canvas di visualizzazione e così via. Le andiamo a spezzettare rendendole meno accessibili, meno comprensibili, ma più facili da gestire dal punto di vista tecnico. Questo è un paragrafo iniziale invece che le mette insieme e ci spiega perché
c'è questa funzionalità e come funziona nel suo complesso. Poi ovviamente da questa però, che ha tutta una serie di vantaggi di comprensione e di ragionamento, ma serve poi, diciamo, la parte poi tecnica successiva. Quindi in qualche modo dobbiamo riuscire a mantenere questi due livelli entrambi vivi, e questo va bene, ma soprattutto entrambi coerenti, cioè fare in modo che dicano la stessa cosa, il che è meno facile. A volte si cercano anche delle vie intermedie, qui parlo un po' in generale perché poi ciascuna azienda, all'interno del suo, diciamo così, le sue prassi di sviluppo, adotta poi delle tecniche diverse, pratiche, no? Su come strutturare queste cose. Ad esempio, questo è un modo di avere sempre in termini di testo libero descrivere il requisito, ma in modo un pochino più strutturato. Qui diamo un template in cui dice, va bene, la griglia, dico qual è il requisito essenziale, dico il perché è stato introdotto, dico a questo punto do un riferimento, un codice per poter poi seguire, tracciare questo requisito e dico ad esempio gli autori, chi ha scelto o chi ha inserito questa parte del requisito nel sistema in modo da poter eventualmente chiarificare o seguire, eccetera. Quindi alla fine sono le stesse cose, no? Però inquadrate in un contesto che le renda un pochino più formali, un pochino più facili, strutturate, più facili da seguire, cioè non una lunga paginata di cose, di parole dette, ma dei blocchi che permettono di isolarle e seguirle meglio. È chiaro che la leggibilità ne perde, è meno divertente, no? Tra virgolette, per quanto potesse essere leggere un testo narrativo rispetto a tanti spezzoni che ciascuno dei quali dice un pezzo e in mente devo ricostruirmi l'immagine. Ma alla fine è un documento che deve soddisfare sia la valenza comunicativa che quella tecnica e quindi in qualche modo deve stare a metà. Ecco, tutto questo ci porta, se vogliamo, poi al problema pratico. Questa fase di analisi dei requisiti, che cosa produce come output? Alla fine di tutto? Dovrà produrre, chiamiamolo, un documento dei requisiti, che è il documento, parliamo al singolare, pensando che sia uno solo che dice tutto, ufficiale, che specifica che cosa viene richiesto alle fasi successive di sviluppo. Quindi immaginiamo, e non sempre è possibile nella realtà, ma immaginiamo di poter fissare un punto nel tempo in cui si dice, va bene, questo, fotografiamo questo istante, a questo punto abbiamo deciso esattamente che cosa serve. L'informazione che abbiamo in quel punto la condensiamo in questo documento dei requisiti e quello diventa la Bibbia, non si mette più in discussione, idealmente poi nella pratica sempre lo si fa, ma diventa la Bibbia per chi dovrà poi condurre la progettazione e lo sviluppo del sistema. L'ideale è che in quel punto noi abbiamo effettivamente tutte le informazioni che ci servono e riusciamo effettivamente a descriverle in modo organico. Quindi questo è finalmente il documento che da un lato è la specifica per il lavoro delle fasi successive di implementazione, dall'altro lato è visto come il punto d'arrivo del processo di analisi e diventa anche il documento sulla base del quale il cliente accetta e definisce, firmando, controfirmando quel documento, definisce quali sono effettivamente le caratteristiche del sistema che vuole costruire. Questo non è ancora un documento di progetto, cioè non mi dice ancora come si chiamano i nomi delle classi, i nomi dei file, le cartelle, su quale server girerà e quale prodotto software utilizzerò. A meno che non sia richiesto per qualche altro requisito specificare queste cose, magari per requisiti di integrazione o di coerenza col modello di sviluppo, ma normalmente non ci interessa in questa fase. Non mi dice come costruire il sistema, ma mi dirà cosa il sistema deve fare, requisiti funzionali, e come il sistema si deve comportare, requisiti non funzionali.
poi il come è costruito, e quindi come verrà realizzato, sarà poi oggetto delle fasi di progettazione successive. Non vogliamo andare a discutere col cliente di qual è il nome della cartella in cui mettiamo le icone, per banalizzarlo fino in fondo. Non importa. Ciò che importa al cliente è che cosa ne fate di queste icone, dove vengono usate, se possono essere modificate o altro. E quindi questo documento requisiti è, come tutte le Bibbie, suscettibile di molte letture diverse. No? Tutti la possono leggere, ma ognuno ne capisce un pezzo diverso. O è interessato in una parte diversa. Quindi gli utenti del documento dei requisiti, le persone che possono, sono interessate a leggere, sono interessate a valutare il suo contenuto, sono innanzitutto i clienti, no? I committenti, che devono verificare che ciò che è specificato nel documento dei requisiti effettivamente rifletta quello che è il loro bisogno. Ricordiamoci che il nostro disegno iniziale, quello che avevamo chiamato bisogno, era una nuvoletta, era qualcosa di inespresso. Tutto il lavoro di analisi serve proprio per cercare di esprimere, formalizzare, mettere nero su bianco, una possibile proposta che possa risolvere quel bisogno. A questo punto però ci vuole effettivamente il cliente iniziale che dica sì, è vero, questa cosa qui mi potrebbe soddisfare il bisogno che sento, no? O che ho provato a esprimervi, su cui abbiamo lavorato in questi 2 mesi. Ovviamente è un documento su cui il cliente può anche chiedere delle modifiche, meglio se all'inizio, ma eventualmente anche in corso d'opera. Perché? Perché cambiano i bisogni eventualmente, oppure dopo che il sistema sarà andato in produzione. Con chi parla il cliente? Parla col responsabile dello sviluppo del sistema, qui è stato indicato genericamente come manager. Potrebbe essere il venditore, può essere il project manager, può essere l'analista del sistema. Colui che ha in mano, che ha scritto effettivamente, che ha coordinato effettivamente la scrittura di questo documento dei requisiti e che ne ha la visione complessiva. Allora, questi due signori si parlano. E questo livello è anche quello in cui è possibile cominciare a fare una prima stima economica di quanto costerà il sistema. Perché lì so che cosa deve fare, poi ci sono dei modelli più o meno accurati, no? Modelli ad esempio che si basa su un concetto, a volte alcuni usano un concetto di function point, cioè il numero di cose diverse che il sistema dovrà fare, che dei requisiti funzionali è facile da ricavare, ci metti un coefficiente, un po' come l'elettricista che quando viene a casa vostra dice ma tu dunque hai bisogno di 47 punti luce e ti fa un preventivo. Poi che quel punto luce sia una presa, un interruttore, oppure ci sono 2 interruttori, non cambia un granché. È chiaro che preventivo è una prima stima, se sono più bravo a fare le stime riesco a vendere meglio e ancora avere del margine. Ecco. Anche qua, in certo senso, si parla di stime. Dipende poi ovviamente dal modello contrattuale, se è un modello di tipo forfettario, cioè ti pago per avere il sistema funzionante che avevi in mano, oppure se è un contratto, come spesso succede, e io dico purtroppo, di tipo time and materials, cioè ti pago le ore, tu mi rendi conto le ore che ci hai messo e più le spese che hai dovuto sostenere per incorrere, per sviluppare questo progetto. Allora a questo punto diventa molto più complesso perché l'incertezza sul tempo di sviluppo in qualche modo va anche a influenzare il cliente, se io pago a ore. Invece pago forfait, se tu sei bravo riesci a finire prima e a vendermelo meglio, se invece non sei bravo sei tu che vai in rosso. No. Però queste sono questioni, diciamo così, in parte commerciali, in parte poi anche hanno impatto sulla gestione del progetto vero e proprio. Ecco, fino a quando non ho un documento in cui ci sia scritto tutto ciò che il sistema deve fare, le stime di costi che sto facendo sono pura cabala. Sono totalmente inventate. Cioè, se io non ho definito qual è, che ne so, il parametro di disponibilità, l'availability, la ridondanza del sistema, che mi dice se devo mettere moltiplicare per 1 o per 3 la quantità di hardware che devo comprare, che prezzo ti faccio?
un prezzo che ti piaccia, ecco, che non ti faccia scappare, ma poi non è qualche cosa, no, su cui puoi basare effettivamente lo sviluppo del sistema. Vabbè, fatta questa fase, quindi questi due signori si sono messi d'accordo sulle funzionalità e poi sugli aspetti contrattuali e economici, si può andare avanti e quindi quello stesso documento può essere a un certo punto usato anche dai progettisti di sistema, quindi gente che prende in mano il sistema e ha la responsabilità tecnica per costruirlo e per verificare se funziona. Nelle aziende più grandi effettivamente c'è il dipartimento di sviluppo e quello di test che sono in qualche modo separati, hanno quasi pari importanza, e poi ci sono le persone che effettivamente dovranno poi gestire il sistema, farlo funzionare nell'operatività successiva, e tutti fanno riferimento, più tutte le altre figure tecniche, fatemi dire, di più basso livello che dovranno poi implementare, ma questi faranno riferimento molto più probabilmente ai documenti di progetto che nasceranno in corso d'opera che non ai documenti dei requisiti iniziali. Quindi ognuno ci vede dentro una cosa diversa. La difficoltà ovviamente nella fase iniziale è avere una vista completa e coerente di tutto il sistema, perché poi ognuno va a leggere solamente i pezzi che gli interessano, è importante che siano collegati in modo coerente con gli altri. Ecco, esiste uno standard che vi descriviamo proprio per strutturare questo documento dei requisiti. Cioè l'IEEE ha deciso a un certo punto di sedersi intorno a un tavolo e dire, da già nel 98, poi l'ultima versione mi pare sia del 2011, dico mi pare perché mi pare che non ci sia stata una ancora più recente, sicuramente quella del 2011 c'è, uno standard che è stato proposto dall'IEEE, che è l'azienda, cioè l'associazione dei professionisti elettronici e informatici, e poi è stata standardizzata anche a tutti i livelli, quindi dall'ISO più le varie, diciamo, enti di standardizzazione. Quindi questo è un documento ufficiale noto a livello così mondiale, che ha come obiettivo quello di definire la struttura, l'indice, il template suggerito da questo standard per un documento di requisiti. La struttura generica del documento di requisiti, che poi ovviamente dovrà essere riempito o diciamo particolarizzato a seconda del sistema che dobbiamo realizzare. E questo l'indice a livello più alto è qualcosa di questo genere: introduzione, descrizione generale, elenco dei requisiti specifici, appendici e indice analitico. Dove c'è da immaginare che la ciccia stia tra il secondo e il terzo punto. Quindi descrizione generale di cosa fa il sistema e poi l'elenco dei requisiti specifici. Ma poi andando avanti si particolarizza di più. Allora, questo è l'indice effettivo, no? I 5 punti precedenti sono proprio i punti essenziali. Ma questi sono gli effettivi capitoletti suggeriti. E qui riconosciamo già alcune delle cose che abbiamo imparato a fare. Ad esempio il glossario, che è messo lì all'inizio, al di là della paginetta o due introduttive, e ci vuole un glossario che precede qualunque altra definizione successiva, qualunque altro requisito successivo, perché finché non ho definito i termini, i requisiti non hanno un significato. Noi abbiamo lavorato soprattutto e stiamo lavorando soprattutto su quello che sarebbe, diciamo, il quarto capitolo qua di questa slide, definizione dei requisiti per gli utenti, mentre gli altri sono più i requisiti di sistema, l'architettura di sistema, requisiti dettagliati di sistema, i modelli di sistema, l'evoluzione del sistema, che sono più già informazioni progettuali e non tanto di analisi. Vabbè, poi appendici in cui andiamo a riportare dei documenti di riferimento, e poi questo index che continua a esserci, index ricordiamoci che in inglese significa indice analitico, non è il nostro indice che c'è all'inizio dei libri con capitolo 1, capitolo 2, capitolo 3, quello loro chiamerebbero table of contents.
l'indice analitico in cui se c'è un termine ti dice in quali pagine è stato definito quel termine e in quali altre pagine viene utilizzato. Ecco, su un documento che può arrivare, che ne so, alle 80, 100, 200 pagine, è fondamentale, che deve essere operativo, deve essere, diciamo così, utile alla consultazione, è fondamentale questo modo di accesso. Poi, questo indice, leggendolo così, ci siamo immaginati fosse un libro cartaceo. In realtà, al giorno d'oggi, con gli strumenti informatici che ci sono gli strumenti che ci permettono proprio di costruire questo scheletro già con tutti i link opportunamente, diciamo così, definiti. Vabbè, saltiamo questo. Allora, quello è, se poi volete andare a vedere quella norma con quel codice, riuscite a trovarla in giro, in realtà è in vendita sul sito della ISO, ma le norme di Tripoli, se non sbaglio, il Politecnico dovrebbe essere abbonato come biblioteca centrale, quindi se lo cercate col codice della Tripoli dovrebbe essere visibile se lo cercate dall'interno della rete del Politecnico. Qui c'è una versione semplificata, un pochino più vicina a che cosa facciamo noi, in cui alcuni capitoli sono stati un po' rinominati, ma alla fine diciamo così, lo scheletro principale è conservato, e questo andiamo a commentarlo un pochino più nel dettaglio. Quindi è compatibile con quello che prevede la norma, ma ce la siamo un pochino semplificata, adattata per riuscire a comprenderla meglio, lasciando fuori gli aspetti che ci interessano di meno. E quindi proponiamo così un indice fatto di 6 capitoli principalmente. Dove obiettivo e ambito di applicazione. Questo è il primo capitolo. Lo scopo del sistema, che è il purpose, e lo scope, che significa ambito di applicazione, il confine all'interno del quale verrà concepito e realizzato il sistema. Quindi qual è l'obiettivo principale? Quale problema, quale bisogno stiamo cercando di risolvere? Dobbiamo dirlo subito, esplicitarlo subito. È una fatica immane riuscire a scrivere, rispondere alla prima domanda in 5 righe, perché significa andarsi a interrogare su che cosa effettivamente ci serve, tracciare una linea, no? Che dice ok, questa cosa mi serve, quest'altra non mi serve, anche se in realtà sono collegate, sono in realtà un tutt'uno. È molto difficile, no? Soprattutto da parte di chi ha il bisogno, no? Del committente, riuscire a concordare o definire un pacchetto, diciamo questo, scusate, è l'obiettivo del sistema che effettivamente, di cui effettivamente stiamo discutendo. Tutto il resto c'entra sì, ma non è qui dentro. Quindi è importante dire che cosa c'è e che cosa non c'è, di quali cose ci occupiamo, di quali cose non ci occupiamo, decidiamolo fin dall'inizio. Quindi ci diamo un obiettivo e l'obiettivo è utile per capire se è stato raggiunto alla fine. Voglio un sistema che risolva questo insieme di processi, questo insieme di attività, che coinvolga questo insieme di reparti, di gruppi, eccetera. In particolare queste funzioni ci devono essere gestite, e attenzione che queste altre funzioni invece o attività non saranno gestite, non fanno parte di questo sistema. Se riusciamo a scrivere bene questo capitolo, abbiamo in mano il rasoio di Occam, no? C'è un criterio per poter decidere che cos'è dentro e che cosa fuori. Per poter dire, ok, da questo momento in avanti non andiamo più nel dettaglio, ci fermiamo qui, ci sarà qualcos'altro dall'altra parte. È un problema che avete avuto nei modelli concettuali. Quando mi fermo? Ma questo lo devo ancora modellare? Ma questo qua c'entra ancora? O mi fermo qui? E questo magari è più complesso, è più articolato, ma non lo sto descrivendo io, lo descriverà qualcun altro. Ecco, all'epoca non potevamo darci una risposta netta. Potevamo dire, ma guarda, nel testo non ne parla, quindi fermiamoci, probabilmente non è di interesse. Però è chiaro che la risposta non può essere, probabilmente non è di interesse quando tu commissioni un sistema.
devi esplicitarlo. Quindi dici all'inizio, guarda, queste sono le cose di interesse, queste invece sono le cose che sono di contorno, ma non ci interessano in questo momento. Così come l'altra cosa importante da definire all'inizio, è questa parola stupidissima, ma la usano molto in inglese, gli stakeholder, sono le persone, o i ruoli, o le aziende, ma parliamo di persone, pensiamo a persone perché è più facile, che hanno un qualche interesse, no? nel buon esito del progetto, nel fatto che il sistema venga messo in funzione e funzioni correttamente. Non è detto che siano gli utenti del sistema, non è detto che sia il cliente che l'ha commissionato, possono essere qualunque persona che ha un interesse nel buon funzionamento, non saprei come altro esprimerlo, e che quindi in qualche modo abbia il buon funzionamento del sistema abbia un impatto in termini di efficienza, in termini di economia, in termini di qualità, eccetera, su una funzione, su una responsabilità di queste persone. Persone che potrebbero voler dirla loro, diciamolo così. Magari che non vogliamo che dicano la loro sul dettaglio del funzionamento del sistema, ma che possono in qualche modo, fatemi dire tra virgolette, sponsorizzare il progetto. Sì, sì, questo è utile perché anche a me farebbe comodo che... o perché così riesco a integrarmi con un altro sistema che ho. Cose di questo genere. Quindi elenchiamo le persone che in qualche modo dovranno essere messe al corrente, in alcuni casi anche consultate, sulle scelte che vengono fatte. Soprattutto poi ciascuno di questi sarà portatore di un diverso interesse, che andrà a toccare ovviamente parti diverse. Che ne so, il responsabile dell'IT o del centro di calcolo, dell'hardware, è uno sicuramente degli stakeholder, che deve essere interessato per un motivo molto pratico, no? Alla fine dovrà ospitare questo sistema nei propri sistemi, sulle proprie macchine. E quindi in qualche modo va tenuto presente. Lui ha degli interessi sul fatto che sicuramente che il data center venga usato bene al suo massimo, ma che sia compatibile con la sua struttura esistente, che sia efficiente, che sia ben integrato, eccetera, eccetera. No? Magari non ha interessi specifici sulle funzionalità, che faccia una cosa o che faccia un'altra, a lui non interessa, ma è comunque una figura da tenere in conto. Ho fatto l'esempio di quello che forse è meno interesse specifico nel dominio, no? Quindi all'inizio definiamo queste cose, dopo le prime pagine dovrebbe essere chiaro che cosa vogliamo fare, dovrebbe essere ancora più chiaro che cosa non vogliamo fare e chi è nel loop, chi sono le persone che contano, che hanno qualche interesse. Beh, poi il secondo capitolo, già lo conosciamo, è quello del glossario, no? In cui è già, no, l'output di una prima fase di analisi, un glossario che può essere accompagnato anche da un modello concettuale. Voi immaginatevi, il discorso che facevamo prima, ci deve essere una parte comprensibile dagli utenti e anche una parte invece più precisa dal punto di vista tecnico. Allora, il lavoro che abbiamo fatto in questa settimana nel corso va proprio in quella direzione. Scriviamo un glossario in cui c'è ogni termine ha una sua definizione, e questo può essere utile innanzitutto per chiarire i termini, perché ci dà un vocabolario condiviso, ma anche per spiegare qual è l'interpretazione dei fatti all'utente. E poi c'è il modello concettuale in cui l'utente magari non è tenuto a capire le cardinalità delle relazioni, ma manco cos'è una relazione, ma se questo modello concettuale è coerente col glossario che abbiamo fatto, diventa poi di base per il progetto successivo. Quindi ciascuno di questi capitoli ha i suoi diversi piani di lettura. Poi c'è qua il terzo capitolo, che è quello dei casi d'uso, che approfondiremo molto. E sarà, diciamo così, il prossimo argomento delle successive settimane di laboratorio e uno degli argomenti delle domande possibili all'esame, tanto per essere concreti, che è una delle tecniche per rappresentare i requisiti funzionali. È una tecnica legata in parte compatibile con l'UML, e in parte si basa su un testo strutturato.
Quindi descrivere i requisiti funzionali sotto forma di casi d'uso significa descriverli attraverso un testo, un linguaggio naturale, ma strutturato nella forma, altamente strutturato, verrei da dire, mi verrebbe da dire, che si integra poi con la rappresentazione UML dei casi d'uso stessi. Ovviamente questo è l'indice di quello che faremo domani, no? Questa breve frase. E che cosa ci mettiamo in questa sezione? Beh, innanzitutto definiamo un primo concetto nuovo, che è quello di attore. Quali sono gli attori principali del sistema? Gli attori sono, poi definiamo meglio, ma sono i vari ruoli, i vari tipi di persone che possono avere accesso al sistema. Quindi io entro come utente, entro come amministratore, entro come manager che deve approvare. Ogni persona, nel momento in cui si collega in qualche modo al sistema, a una delle interfacce che è il sistema, gioca un certo ruolo. Quindi questo ruolo, possono esserci 10 persone che giocano lo stesso ruolo, può esserci una persona che gioca anche ruoli diversi. Ecco, per riuscire a astrarre rispetto alle singole persone, noi definiamo questi attori, che sono persone virtuali che però hanno un compito ben specifico. Poi ovviamente il sistema informativo, attraverso la sua tabella delle password, dirà quali persone fisiche possono giocare un ruolo piuttosto che un altro. Gli attori principali e i loro obiettivi generali, cioè quali sono le aree del sistema informativo in cui ciascun tipo di attore dovrà andare a lavorare. Dovrà o potrà lavorare, potrà vedere quali funzioni potrà utilizzare e così via. Ecco, poi di ciascuno di questi attori poi andiamo a definire quali sono i casi d'uso che può attivare. Qui sono distinti tra casi d'uso di business e casi d'uso di sistema. Ma prima, ovviamente è una distinzione sul livello di astrazione. Un caso d'uso che cos'è? È un modo di concepire le funzioni offerte dal sistema. Abbiamo sempre parlato di requisiti funzionali, in cui si dice che il sistema deve fare certe cose. Ma il sistema fa certe cose perché ha un utente di fronte che lo sta usando e gli sta chiedendo di fare queste cose. E poi ci chiedevamo, ma come faccio a descrivere, qual è il modo migliore di descrivere, o un modo strutturato di descrivere che cosa il sistema deve fare? Ecco, un modo è quello di usare questi casi d'uso, che sono delle brevi storielle che raccontano le varie fasi di interazione tra l'attore e il sistema, che si devono verificare quando l'attore vuole fare una certa cosa. L'esempio classico che si fa è quello del bancomat, no? Allora, io vado al bancomat per prelevare. Io questo lo so prima di vedere il bancomat, prima di toccarlo. Quindi gli attori sono persone che hanno delle intenzioni, degli obiettivi, e sanno che per raggiungere quell'obiettivo devono fare una trafila di operazioni. Un caso d'uso descrive un attore mentre interagisce con un sistema per ottenere, per raggiungere il suo obiettivo, l'obiettivo che si era posto. Poi quello stesso attore, un attimo dopo, può avere un altro obiettivo, voglio vedere l'estratto conto. Allora è un caso d'uso separato, indipendente dal primo. Posso fare l'uno, posso fare l'altro, posso fare tutti e due, dipende dagli obiettivi che ho io. A seconda dell'obiettivo che mi sono dato, però so che dovrò seguire una certa trafila. Non dico ancora che bottone devo schiacciare, perché non sono ancora in quella fase di progettazione, ma perlomeno la sequenza di operazioni, cosa va fatto prima e cosa va fatto dopo. Quindi in qualche modo ci metto dentro un pochino di conoscenza di processo, di dettagliata. Ecco, questo è un modo di descrivere cosa fa il sistema. Descriverlo vedendolo dal punto di vista dell'utente che lo usa.
Quindi non ti vado a elencare le funzioni che il sistema offre, le paginate, le videate, in ordine alfabetico dal punto di vista del sistema. No? Ma le vedo dal punto di vista dell'utente che usa queste cose. Poi ovviamente se a un certo punto in un caso d'uso c'è scritto che il sistema mostra l'elenco dei, che ne so, dei servizi di pagamento possibili su quella carta, ovviamente il sistema dovrà essere in grado di fare questa cosa. Ma noi abbiamo scelto, diciamo così, il linguaggio di casi d'uso per descrivere queste cose perché è più chiaro qual è il contesto in cui quella funzione serve. A cosa serve? A chi? Per cosa? No? Ci sembra più chiaro come descrizione rispetto a un'elencazione più asettica. Quindi questo è il capitolo che rischia di essere più corposo perché riassume, sarei tentato di dire tutti, i requisiti funzionali. In realtà non proprio tutti perché ci sono alcuni requisiti funzionali dove non c'è un'interazione esplicita tra utente e sistema che di fatto non si prestano a essere descritti con i casi d'uso. Ma tendenzialmente sul tipo di sistemi informativi che concepiamo noi sono la minoranza, anche se ci sono. Noi ci concentreremo appunto sullo sviluppo di questi casi d'uso. E beh, poi il documento dei requisiti va avanti con i capitoli successivi, in cui a qualche punto bisogna iniziare, a un certo punto bisogna iniziare a definire i vincoli tecnologici con i quali il sistema dovrà essere realizzato. Leggiamoli sempre in termini di vincoli, qui stiamo parlando, guardate che il titolo della slide non è cambiato, documento dei requisiti. Quindi qui non c'è ancora il risultato di una fase di progettazione che mi dice in quale libreria, in quale server, in quale sistema operativo deve funzionare. Quello magari viene dopo, ma non è un requisito, non sempre un requisito iniziale. Ma vediamo invece quali sono i vincoli che mi vengono posti. Questo sistema dovrà funzionare in quell'azienda, in quel data center, e quindi ci sono questi requisiti. Questo sistema dovrà colloquiare, dovrà prendere i dati da un sistema esistente, e quindi quali sono le interfacce che questo sistema esistente offre per poter prendere i suoi dati, per potersi integrare? E quello sono informazioni sicuramente tecniche, di tecnologia, ma non ci dicono ancora come è fatto il sistema, ci dicono quali sono le restrizioni alle nostre scelte di progetto. Il sistema puoi progettarlo come vuoi, purché però che quando deve leggere quel dato lo legga in quel modo e lo chieda a quell'altro sottosistema che già lo gestisce. Oppure purché se devo farlo girare sul mio server sia compatibile col sistema operativo che ho io, o con i linguaggi che ho supportato e così via. In qualche modo esplicito quelle che sono, riduco le scelte progettuali che potranno seguire, motivando ovviamente il perché, dato di solito dal contesto e dalle interazioni. E poi qui c'è un capitolo un po' potpourri, che abbiamo chiamato altri requisiti, dove vado a mettere anche i requisiti, anche e soprattutto i requisiti non funzionali. Quindi sul processo di sviluppo, sulle regole di business, le prestazioni, sicurezza, documentazione, usabilità, manutenibilità, portabilità, che sono le categorie che abbiamo visto quando parlavamo di requisiti non funzionali, le qualità che il sistema deve avere. Quindi anche questo altro capitoletto è tutt'altro che breve, perché deve andare in qualche modo a riassumere ed esplicitare tutti questi aspetti. Poi c'è un capitoletto, un punto finale, che qui è stato chiamato punti non risolti o rimandati. Perché la visione ideale che vi ho dato prima, c'è un punto nel tempo in cui è tutto noto, non si verifica mai nella realtà. Però a un certo punto, nella realtà ci dovrà essere un punto nel tempo in cui si decide di andare avanti, di chiudere lì e andare avanti. Nel momento in cui chiudi ci saranno un certo insieme di elementi che sono ancora in sospeso. Allora, perlomeno diciamo, scriviamo e esplicitiamo quali siano questi elementi che sono rimasti in sospeso, che vogliamo lasciare in sospeso perché non abbiamo ancora avuto il tempo di analizzarli, di definirli, perché ci mancano delle informazioni dall'esterno, perché sappiamo che saranno imminenti ma non si sa ancora come.
e sono elementi che verranno presi in conto nelle iterazioni successive. In seguito sappiamo che ci dovremmo occupare di quello. Abbiamo cominciato a pensarci, ma non siamo ancora stati in grado di formalizzare il requisito specifico. Allora, teniamo traccia del fatto che ci dovrà essere in futuro, no, ragionare su questo aspetto. Nelle iterazioni successive cosa può voler dire? Può voler dire dopo il rilascio del sistema, o della prima versione del sistema, quindi nella seconda versione, quando studiamo cosa mette la seconda versione, andiamo a ripescare per prime queste cose, più le eventuali necessità nuove che siano sorte. Oppure anche direttamente, fa sempre male pensarlo, ma purtroppo succede, anche in corso d'opera. Cioè, va bene, noi cominciamo ad andare avanti, così sappiamo che ci sono quei 3-4 elementi, ma mentre cominciamo a progettare il resto del sistema, lavoriamo sul rifinire questi elementi. E quindi a un certo punto questo documento dei requisiti è una Bibbia un po' particolare, perché a un certo punto ogni tanto cambia, no? O viene aggiornata. Quindi non è molto biblico come approccio, perché si riescono a chiarire meglio alcuni punti, quindi spuntano fuori dei nuovi libri, no, da aggiungere a questo nostro, dei nuovi capitoletti, dei nuovi requisiti che vanno ad aggiungersi a quelli precedenti, e si spera, avendolo forse previsto qua, che abbiano un impatto gestibile, che non debbano stravolgere tutto il lavoro che è stato fatto fino a quel punto. E beh, poi ci sono gli altri aspetti che sono meno tecnologici, ma sono altrettanto importanti. Il primo punto è fondamentale. Qual è il backup umano al sistema? Cioè, noi siamo bravissimi, funziona sempre tutto, abbiamo la massima ridondanza, però domani il sistema non funziona. Perché una congiunzione astrale che non avevamo previsto fa sì che non funzioni. Cosa faccio? Fermo tutto? Blocco tutto? Posso rimandare i processi che il sistema stava gestendo? O devo mandarli avanti lo stesso alla vecchia maniera, carta e matita? Esiste un backup manuale nel caso in cui il sistema fallisca? A me piace tantissimo la registrazione degli esami che abbiamo adesso, in cui non c'è più carta, non ci sono gli statini, non ci sono i libretti, queste cose qua. Sono un fan assoluto. Però il giorno che non funzionasse, che facciamo? Vi mandiamo tutti a casa? No. C'è ancora il backup vecchio cartaceo. Quindi io in ufficio ho ancora dei registri che ormai sono lì a prendere polvere, perché non li uso più, ma so che se ne avessi bisogno li potrei usare per formalizzare un atto che in questo caso è l'esame. Non di tutti i processi esiste un backup, no? Ma sicuramente è una domanda che dobbiamo farci. Ci sono processi meno gravi, cioè il giorno che chiudono le iscrizioni il sistema crolla e vabbè, si fa una proroga di 2 giorni sulla scadenza, no? Non muore nessuno, viviamo di proroghe. Qui ci sono degli eventi o delle, parliamo di funzionalità del sistema, che se vengono a mancare per un periodo limitato di tempo e sono facilmente gestibili o più facilmente gestibili, non richiedono di portare avanti attività alternative, ma semplicemente magari di rimandarle. Vabbè, quel processo rimane bloccato, pazienza, no? Abbiamo creato disagio e vabbè, però in qualche modo. Invece altre attività invece non le posso assolutamente bloccare. Allora, in questo caso specifichiamo quali sono le attività che non devono essere bloccate e come pensiamo di gestirle. Ah, che bello, ho fatto un sistema informativo per cui sono riuscito a riallocare diversamente 10 persone che prima facevano un lavoro manuale, adesso lo fa il sistema. Quando il sistema è fermo, queste 10 persone sono pronte a essere rispostate lì per magari una settimana in attesa della riparazione del sistema o della rimessa in funzione? Magari sì, magari c'è appunto un problema organizzativo interno. L'importante è che nella letterina di trasferimento sia scritto asterisco: in caso che si verifichi in certe condizioni, potrai essere ridistaccato a tornare a fare quel tuo lavoro per un periodo di una o 2 settimane. Cioè, poi le soluzioni sono un milione, il problema è pensarle. Vabbè, requisiti, secondo punto, qua parla di requisiti legali, politici, eccetera.
che sono poi il contesto normativo in cui operiamo, ne abbiamo già citato più volte. Conseguenze umane del fatto che il sistema venga completato, quindi come cambia il modo di lavoro, i ruoli, le professionalità. No, questo è un lavoro, è un punto, se vogliamo, più di discussione con le risorse umane. Guarda che oggi la tua azienda ha un certo organigramma perché ci sono certe persone che svolgono certe azioni. Quando ci sarà questo sistema informativo, le necessità di competenze e di ruoli saranno diverse. Alcuni ruoli sono stati automatizzati e non servono più, altri in realtà sono stati potenziati e quindi servono persone che abbiano quella competenza per poterli gestire. Se non ci penso per tempo, sai, il sistema richiede un anno per essere implementato, quindi io ho il tempo di cominciare a prepararmi anche dal punto di vista del personale. Tante volte questo non viene fatto, quando il sistema va in onda nascono poi, no, i pasticci, non hai fatto la formazione, ti sei dimenticato che queste persone qua devono essere spostate, eccetera, poi si finisce sui giornali, cose di questo genere, no? Quando in realtà sono cose ben note dall'inizio, anzi, sono quasi nell'obiettivo iniziale, lo facciamo perché? Per poter lavorare, per poter modificare il modello di lavoro. E legato a questo ovviamente c'è la necessità di formazione. Formazione sul sistema che possibilmente dovrebbe iniziare prima che il sistema vada in onda e non, ah, guardate che lunedì il sistema, c'è lo switch off del sistema vecchio, lo switch on del sistema nuovo, lunedì mattina, quindi venerdì tutti al corso, no? Non funziona così, no, perché tipicamente richiede più tempo, no? Qui c'è un piano di formazione per le persone che dovranno utilizzare il nuovo sistema e vabbè, l'altro è un altro, quali sono i preconcetti, le esigenze sull'ambiente umano di lavoro, no? Sono modi diversi di vedere lo stesso aspetto. Quindi questi sono diciamo così, 6 capitoli con cui ragioniamo. Se dovessimo fare al nostro interno un documento di requisiti, lo struttureremo in questo modo, che è una semplificazione rispetto, permesso ovviamente, rispetto a quanto è previsto dallo standard IEEE. Noi all'esame non riusciamo a chiedervi di fare questo documento, no? Richiederebbe un mese di lavoro, non 2 ore. Ok? Per cui l'esame alla fine consiste nello sviluppare alcune porzioni. Mi chiediamo di fare il diagramma, il modello concettuale e il glossario dei termini, che va a finire lì, nel capitolo 2. Vi chiediamo di fare un caso d'uso o alcuni casi d'uso, che andrebbero a finire nel capitolo 3, idem per i processi e così via. No? Quindi, per una ragione prettamente di volume, di numero di pagine, numero di cose da scrivere, numero di requisiti da esplicitare, questo sarebbe l'obiettivo, perlomeno i capitoli dall'1 al 4, no? Che voi imparaste a fare in questo corso. E in sede d'esame facciamo qualche campionamento, andiamo solamente a prendere alcuni aspetti e non vi chiediamo di scriverlo tutto. L'anno scorso, nel corso 2, quello di Torchiano, c'erano stati alcuni studenti che si erano messi a fare delle piccole tesine di gruppo e provare a sviluppare un documento completo di questo genere. Adesso li stiamo rivedendo, quelli che magari sono fatti bene, ve li possiamo mettere a disposizione come esempi, tanto per vedere diciamo il prodotto finito. Poi una cosa che stiamo cercando di organizzare anche è un seminario con un'azienda che fa questo di lavoro, essenzialmente, dove ci raccontano loro come lavorano, quali sono i risultati, magari riusciamo anche a capire qualche esempio, farcelo dare. Sempre difficile perché magari l'azienda non avrebbe problemi a darcelo, ma il cliente per cui lavora non è tanto contento, no, che questo venga rivelato. Ma sicuramente il processo ce lo racconteranno. Beh, ovviamente questi sono requisiti, quindi valgono i ragionamenti generali che avevamo già fatto. Usiamo un formato standard, usiamo il linguaggio in modo coerente, semplice, diretto, ma anche solo a livello verbale, cioè la differenza tra deve e dovrebbe.
il sistema deve, il sistema dovrebbe. Sembra una sfumatura nel linguaggio. In realtà in un documento di requisiti deve rappresenta un requisito obbligatorio, dovrebbe rappresenta un requisito opzionale. Che il sistema se riesce, ce la fa, se abbiamo tempo, risorse, eccetera, per farlo bene, altrimenti pazienza. No? Sono requisiti auspicati, desiderabili, opzionali, chiamateli come volete. Allora, questo è bene chiarirlo fin dall'inizio, no? Non lasciare l'ambiguità del linguaggio, l'ambiguità sul perimetro del sistema che dobbiamo considerare come minimo obbligatorio. Prima avevamo parlato anche di, settimana scorsa, di priorità, no? Che è un modo diverso di esprimere questa cosa, di esprimere quali requisiti sono più forti di altri. L'importante è che scegliamo una linea di espressione, di comportamento, di scrittura e poi la seguiamo in modo coerente, perché altrimenti non si capisce più nulla se cambiamo modo di rappresentare le cose. Anche cose molto banali, sottolineare, mettere in grassetto le parole chiave, i passaggi essenziali, perché poi alla fine ci si perde. No? Evitare i termini gergali, termini troppo specifici, che potrebbero essere fraintesi, o non noti ad alcune delle parti, delle persone che devono leggere questi documenti. Questo soprattutto per quanto riguarda i requisiti utente. Per quanto riguarda i requisiti sistema o requisiti per lo sviluppatore, che è una parte, no? La parte più dettagliata, e lì dobbiamo essere ancora più precisi e possibilmente usare delle rappresentazioni formali. Quindi i diagrammi che abbiamo utilizzato, diagrammi UML, servono proprio a questo scopo, a fornire una descrizione che è ancora vagamente comprensibile dal livello utente, ma certamente comprensibile e precisa dal livello sistema e dal livello tecnologico. Questo terzo punto è importante, dice che anche i diagrammi UML che facciamo potrebbero essere parte del contratto. Cioè, se il contratto di sviluppo lo firmo sul documento dei requisiti, questo documento dei requisiti contiene questi diagrammi, è una protezione reciproca, ma soprattutto una protezione per chi fa lo sviluppo, perché dice, guarda, dal punto di vista tecnico io sto implementando qualche cosa che è già stato specificato in modo corretto. Se tu pensavi una cosa diversa, mi dispiace, ma ci siamo messi d'accordo o perlomeno non ci siamo capiti su questo livello. Quindi la regola generale ovviamente è che più si è precisi, meno problemi ci saranno nel seguito, per quanto possibile. Mentre vi racconto queste cose, purtroppo non possono non balzare in mente tanti esempi che chi ha qualche anno più di voi ha sulle spalle di casi in cui le cose non sono andate così. No? Noi queste cose che vi raccontiamo sulla formalizzazione dei requisiti, sulla necessità di fare un'analisi completa e precisa, ne siamo convinti. Nel mondo reale non sempre succede così. Le aziende spesso hanno troppa fretta di andare avanti su cose che non sono del tutto precise, ma poi ci mettiamo d'accordo, ma poi capiremo, ma poi lo approfondiamo. A volte va bene, più delle volte invece crea poi dei varchi di incomprensione o quindi il messaggio un pochino che cerchiamo di lanciarvi è: quando andrete a lavorare in qualche azienda, combattete affinché si cerchi di, no, essere un pochino più precisi nella fase iniziale, piuttosto che non andare avanti in modo un po' troppo approssimativo. Dipende ovviamente dal contesto. Ecco, e poi quello che ripetiamo sempre, è di nuovo un auspicio, ci piacerebbe che fosse così, è che i requisiti siano effettivamente dei requisiti. E non una prima versione del progetto, di un documento di progetto. Adesso capisco che questa distinzione a voi possa suonare un po' difficile da interiorizzare, perché non avendo voi la capacità, no, o l'esperienza di costruire dei sistemi, dici, ma che differenza c'è? No? Dov'è il progetto? Perché non avete mai fatto, non avete esperienza diretta di queste cose. Quello che
che continuiamo a ripetere è che i requisiti devono dire cosa fa il sistema senza entrare nel dettaglio di come deve essere fatto. Perché è troppo presto per decidere. È troppo presto per decidere se per registrare un nuovo utente ci vogliono 3 videati o ce ne vogliono 4. Non sappiamo ancora, dobbiamo ancora fare una miriade di valutazioni diverse. Sappiamo che gli utenti si devono in qualche modo registrare. Non andiamo a vincolare troppo presto delle scelte. Se stiamo scrivendo la specifica del bancomat, non scriviamo l'utente a un certo punto immette il PIN di 5 cifre. Perché non è detto che sia sempre di 5 cifre. Oggi lo è per il bancomat, già se usate la carta di credito mi sembra che sia di 4. Ma un domani, non tanto lontano, in cui ti autentichi avvicinando il cellulare perché ci sono queste modalità di pagamento wireless, se tu hai scritto nei requisiti inserisci il PIN di 5 cifre, devi ricominciare da capo. Se invece il requisito è un pochino più ampio, a un certo punto l'utente fornisce le proprie credenziali. E poi nella fase di progetto puoi anche tenere presente quali sono queste credenziali. Oggi cominciamo a supportare queste, un domani ce ne potranno essere altre. No? Quindi è interesse ragionare sulle funzioni che il sistema deve avere, le cose che deve fare. Sul come le faccia, lasciamo che sia un problema di progettazione. È chiaro che alcune indicazioni le dobbiamo dare, no? Ma magari mettiamo nei documenti allegati che dice come funziona il circuito di Bancomat oggi, qual è il suo livello di sicurezza, ma non nella specifica dell'interfaccia utente, per dire. Che ovviamente poi si adatterà a quella perché lo deve supportare, ma non è cablata in quello. Non è facile riuscire a separare la funzione astratta pura che il sistema deve realizzare rispetto a una sua possibile implementazione, o perlomeno una sua progettazione di come dovrà essere implementata. No, non sono facili da separare, ma anche perché noi fatichiamo a immaginare una funzionalità senza immaginarsi un modo di espletarla. No? Senza io, quando parlo di certe funzionalità, in qualche modo mi vengono in mente delle videate. E uso già il termine videate per essere generico, per non parlare di finestre o per non parlare di pagine web, no? Però già mi sforzo di essere generico, ma in qualche modo mi devo immaginare cosa fa questo sistema. Come lo fa, no? Quali sono i passaggi principali. Cerco di immaginarmelo, ma poi di non scriverlo, se riesco. Però in certo caso, in certi punti, ovviamente, requisiti e progettazione in qualche modo si toccano, no? L'importante è che sia chiaro dove finisce uno e dove comincia l'altro. Noi abbiamo scelto il linguaggio naturale come metodo di rappresentazione dei requisiti, no? Poi da domani parleremo di casi d'uso, vediamo come impariamo come fare a scriverli. In realtà non è l'unica tecnica che è stata proposta, ovviamente. Ci sono metodi più formali, più precisi ancora. Beh, sicuramente il primo, che io non abbandonerei mai, è un linguaggio naturale strutturato. Quindi non prosa libera, ma schemi in cui vado a spiegare le varie parti. Ma poi, sopra questo, sono nati tutta una serie di formalizzazioni che servono per descrivere i requisiti con dei linguaggi che sono quasi linguaggi di programmazione, sono linguaggi di descrizione in questo caso, o in alcuni casi questi linguaggi possono assumere forma testuale o forma grafica, no, questa è la seconda e la terza riga di questa tabella, o in alcuni casi addirittura forma matematica. Quando dobbiamo imporre certi vincoli numerici al funzionamento del sistema. Alcuni esempi. Questo è un esempio di un requisito sotto forma di linguaggio naturale strutturato. Cioè è scritto in inglese, in linguaggio naturale, ma lo schema che è stato utilizzato, in questo caso è uno schema a tabella, con delle righe fisse, e poi a fianco di una riga c'è la spiegazione a parole. No? La funzione che viene svolta, la descrizione breve,
che ingressi riceve, che uscite genera, quali sono le fonti di alimentazione, in quale sottosistema è inserito, quali sono le cose che vengono fatte, le azioni, l'effettiva funzione svolta, e poi l'interazione con le altre funzionalità. Quindi lo posso fare solo dopo averne fatto un'altra, e poi una volta che l'ho fatta posso fare altre cose. Noi, per parlare di casi d'uso, ci impareremo uno schema simile a questo. Linguaggio naturale strutturato, in cui noi cercheremo di strutturare ancora meglio la parte che qua è indicata come azione. Cercheremo di sequenzializzarla, no? Per chiarircela meglio. Un altro modo di rappresentare la parte operativa è, questa è una rappresentazione tabulare, a seconda delle condizioni che si verificano in un ingresso, che cosa deve fare in uscita. Oppure rappresentazioni grafiche. Questo è un tipo di diagramma sempre previsto dall'UML, di cui noi non ci occupiamo, non approfondiamo in questo corso, che è il cosiddetto diagramma delle sequenze, sequence diagram, dove fa vedere i vari componenti del sistema, come interagiscono con l'utente attraverso lo scambio di informazioni. Quindi queste frecce dicono: io faccio questo, l'altro mi risponde così, io gli rispondo in quest'altro modo e così via. È una visione un pochino più dettagliata, un pochino più sequenziale rispetto all'activity diagram, che invece ha una natura un pochino più parallela. No? Quindi questo descrive una sequenza di operazioni che vengono fatte per raggiungere un certo scopo. È una sequenza temporale. Oppure, come dicevo, ci possono essere dei linguaggi appositi per descrivere queste funzionalità, gli input, gli output, in un certo modo. Non ho esempio quello matematico, ma... Quindi, all'interno, fatemi solo tornare un secondo qua. Ok. All'interno di questo documento dei requisiti, il modo in cui esprimo i requisiti dipende molto dal tipo di sistema che sto costruendo. Se è un sistema di controllo di un impianto chimico, forse posso lavorare molto di più con formule. Se è un sistema di gestione documentale, invece lavorerò molto più a parole, con diagrammi, no? Dipende un po' da che cosa sto costruendo. Devo scegliere una rappresentazione, e quelle disponibili che trovate sui libri sono molte. Noi ovviamente ne abbiamo scelto una per il corso, che è quella dei casi d'uso strutturati, e lo applichiamo alle varie sezioni del sito, in particolare alla sezione 3, che è quella dei requisiti funzionali, che approfondiamo meglio domani. Vi ringrazio.